Intanto le chiedo, insomma, ieri sono arrivati gli apprezzamenti di Sarri per il terreno dell'Olimpico, insomma se ne è parlato tanto negli ultimi mesi, questa rappresenta probabilmente una soddisfazione. Beh, abbiamo iniziato bene l'anno, siamo contenti che mister Sarri abbia apprezzato il terreno dell'Olimpico, ci abbiamo lavorato insieme alle società, insieme a Roma e Lazio. E mi pare che i giocatori abbiano riscontrato soddisfazione sotto il profilo tecnico, quindi il campo adesso speriamo che regga alle prove di partite ogni 3 giorni, ma siamo ottimisti perché questo è un bellissimo stadio che insieme alla Lazio, insieme alla Roma, insieme alla Federcalcio vogliamo far crescere, perché lo Stadio Olimpico è un asset di Sport e Salute ed è anche trainante in termini di cultura sportiva, e siamo ben contenti che durante le vacanze di Natale abbiamo registrato il tutto esaurito del tour dello Stadio Olimpico, lo stadio è aperto a tutti ogni giorno dalle 10 alle 18, e quindi significa che anche così la dimensione spettacolare, emozionale, culturale dello stadio funziona. Visto che parlava del tour dell'Olimpico, le chiedo se allo studio c'è anche una sezione, un ricordo particolare proprio pensando a Sinisa Mihajlovic, che insomma, ha scritto pagine importanti allo Stadio Olimpico. Beh, Sinisa Mihajlovic è stato un grandissimo giocatore, in questi giorni siamo molto tristi per la sua scomparsa e per quella di Gianluca Vialli, è chiaro che insieme alle società vogliamo ricordare la figura di Sinisa anche nel tour dello Stadio Olimpico, e quindi nelle prossime settimane non mancherà l'omaggio doveroso a Sinisa Mihajlovic. Grazie.